Ogni contemporaneità ha bisogno sempre di manifestare un valore di differenza, una differenza che secondo me in questo momento gli artisti dovrebbero riaffermare fuori da un codice di quell'essere sistema. Un sistema dell'arte che in questi 20 anni ha prodotto un modo. Ecco, io penso che questo sistema dell'arte non può essere lo stesso modo da riproporre alle nuove generazioni e alle nuove contemporaneità, perché ancora noi parliamo di quella contemporaneità come un qualcosa che forse è datato di 30 anni fa. Quindi bisogna restituire un senso e un valore alla contemporaneità di oggi e anche un senso e un valore a una contemporaneità che parla e codifica il futuro. Ecco, l'arte, più che rapportarsi a un oggetto da creare, deve riprendersi il senso di un valore di pensiero. Ecco, non ha senso, secondo me, più produrre oggetti o installazioni o performance, ecco, se alla base, ecco, nel suo cuore dell'artista, ecco, non si alimenta un pensiero, ecco, di bellezza, un pensiero che trova soprattutto nella condivisione con il pubblico, anche perché se c'è una critica da fare a quel sistema dell'arte datato, ecco, di un passato, ecco, bisogna affermare anche il valore negativo dell'autoreferenzialità di questo sistema. Ecco, in questo momento la necessità, io penso che sia quella di rieducare un pubblico. Di rieducare un pubblico alla bellezza dell'essere, alla bellezza del pensiero, alla bellezza di un fare fatto che deve contattare come prima istanza i valori emozionali e poi dopo riproporre la conoscenza, ecco, come valore di quell'artista o di quel fare. Quindi un'arte che per me fondamentalmente deve rieducare un pubblico. In questo senso anche l'esperienza del Museo Albergo, dell'Atelier sul Mare, con queste stanze realizzate dagli artisti, la possibilità di offrire al pubblico la possibilità di dormire dentro un'opera d'arte e diventare opera. Ecco, questo del museo è una scatola museale che come prima istanza contatta gli stati emozionali e poi successivamente scatta la conoscenza. Ma la conoscenza scatta solo nel momento in cui chi vive questi spazi si ricollega a un valore universale di essere opera. Di un pubblico che rieducato nell'anima e nel cuore, ritrova in quel cuore, in quell'anima, la possibilità ancora di tradurre poi tutto questo in forma, in spazio, in colore, in luce. Ecco, in questo momento c'è necessità come futuro, ecco, di parlare di futuro e non si può parlare di futuro se non c'è un pensiero. Quindi è questo forse che manca in questo momento, il pensiero di un futuro, che non può essere è riproposto come un pensiero vecchio, datato di un sistema, anche quello sociale, civile, che è stato costruito solo sulla cultura del consumismo, dell'apparire. Ecco, questo sistema è in crisi, e lo dice lo stesso sistema. Per uscire dalla crisi non bisogna riproporre lo stesso modello, bisogna crearne altri. E questo spetta ai giovani artisti, spetta ai giovani uomini di cultura. Ecco, riproporre un'altra cultura di vita, un'altra cultura di umanesimo. Io penso che l'arte continua un po' disperatamente a riproporsi in un modo dove tenta di rappresentare bellezza e tenta di rappresentare di bellezza forse a volte negandola. Ecco, noi dobbiamo lavorare e io sto lavorando solo per la manifestazione della bellezza, ma la bellezza si può manifestare solo se ti ricolleghi di nuovo agli stati emozionali, al cuore, all'anima. È in quel cuore e in quell'anima che si trova la condivisione di un futuro, non in un pensiero che nega la bellezza nella sua rappresentazione. Tutto quello che io faccio, dall'esperienza della Fiumara d'Arte, di queste sculture monumentali nel paesaggio che hanno un codice universale, che non è un codice di appartenenza solo a una lobby autoreferenziale. L'albergo, come museo, educa la gente a ricollegarsi al cuore. Grande progetto di Librino della periferia di Catania, dove io sto lottando da più di 10 anni per affermare anche lì che la nuova rinascita di un quartiere periferico, di un quartiere dormitorio, non può passare per il recupero, per il disagio, ma deve passare per il rispetto, per l'acquisizione del diritto alla cittadinanza attraverso strumenti e codici che solo le scuole possono restituire.
mio grande lavoro che sto facendo da tanti anni nelle scuole, dall'elementare ai licei all'università, è un modo anche di lavorare in nome della semina, una semina che vuole restituire a questi ragazzi che proprio nella scuola trovano oggi un mondo ostativo, una scuola che viene destrutturizzata scientificamente perché il potere preferisce allevare le nuove generazioni ignoranti e barbare asservite alla dittatura del consumismo. Non siamo più cittadini, ma dobbiamo essere sudditi indebitati, dobbiamo essere uomini e donne che non dobbiamo più pensare, non dobbiamo più sognare, non dobbiamo progettare futuro. Questo è quello che noi stiamo lasciando, ecco, in questo momento. La società chiede istanze di diverse, altre. I giovani, per essere giovani, devono avere sempre la speranza del futuro. È il sogno, l'utopia che ci alimenta e ci nutre. Poi magari nella maturità dobbiamo affermare magari tante delusioni o tante sconfitte o tante vittorie, però è nell'istanza della primavera della vita che non si può negare ai giovani, in qualunque società, ecco il momento sempre del sogno e dell'utopia. Quando una società e una cultura uccide i sogni e le utopie, ecco, non è società che merita rispetto, è una società che deve implodere su se stessa. Forse siamo in questo momento, in questa implosione del cuore, dell'anima, e quest'anima che batte sempre, come anche questo mio impegno con il rito della luce, della piramide, questa grande opera di Mauro Staccioli, installata alla cima di Motta d'Affermo, non è soltanto una cosiddetta opera d'arte monumentale di un grande artista, è un percorso anche di iniziazione alla bellezza, che ogni anno nel rito della luce trova condivisione, ma una condivisione che passa attraverso il rito della conoscenza. Io questo rito della luce, io vorrei lasciarlo come fondazione, come un rito che trova nella piramide il suo segno forte, l'archetipo, ecco, di condivisione proprio spirituale, ma il percorso formativo che io voglio lasciare ai giovani, e con col rito della luce e la piramide, è proprio il passaggio fondamentale, ecco, di contribuire, ecco, con questo rito della luce a formare e educare le nuove generazioni di questo territorio in nome dell'arte e della cultura. Quindi se ogni anno questi ragazzi studieranno con i grandi poeti, con i grandi scrittori, e poi alla fine dell'anno, come percorso didattico e anche esistenziale, ecco, condividono questi due grandi momenti, come la notte della poesia e il rito della luce, e che ogni anno nel periodo delle porte solstiziali, perché tutto questo io poi lo manifesto il 21 giugno, che è il solstizio d'estate, quindi un momento anche dove la luce trionfa rispetto all'universo, ecco, questo trionfo della luce trova nei ragazzi, ecco, di questo territorio, la consegna della conoscenza. Ecco, se fo forse se tutto questo patrimonio che io ho realizzato, ecco, non è autoreferenziale rispetto alla forma, all'oggetto, all'artista, al committente, al mecenate, rispetto a tutto quello che l'ha creato, se tutto quello che abbiamo fatto serve solo esclusivamente a creare una fondazione che consegna conoscenza come sua mission. Ecco, io dovevo scegliere o lasciare una mia fondazione che come sua mission doveva realizzare altre cosiddette opere d'arte nel territorio, era un percorso materico. Se la mia fondazione, attraverso l'utilizzo e la strumentalizzazione, anche se vogliamo bella, positiva, della creazione di queste opere, le opere non sono il fine della mia fondazione, sono il mezzo, il fine e consegnare conoscenza alle nuove generazioni. Penso che il rito della luce, la piramide, tutto quello che sto facendo qui come conclusione anche di un percorso mio esistenziale, possa restituire, ecco, a questo territorio la dignità e la bellezza di quella bellezza che trova nelle nuove generazioni il suo senso. Quindi questi ragazzi, studiando ogni anno, grazie alla piramide, studiando, ecco, la possibilità ancora di alzare lo sguardo verso l'alto. Ecco, solo lo sguardo verso l'alto ti ridà e ti ricollega al valore e al senso del futuro. Questo è la piramide, questo è il rito della luce e questo è l'impegno della fondazione che io vorrei lasciare non solo all'arte, ma a una società contemporanea che è proprio in un momento di grande crisi, proprio perché aveva scelto il materialismo e il consumismo, ecco, non aveva più visto questi collegamenti di bellezza che solo l'universo ci può restituire con grande umiltà.